che sarebbe stata una battaglia, Eziolino lo sapeva, di qua una squadra incerottata, falcidiata dagli infortuni, senza Monaco squalificato e a digiuno di vittorie dal 17 ottobre. Ma il ruolo di vittima sacrificale a Capuano non è mai andato a genio. Così, di fronte alla capolista, l'Arezzo ha ritrovato l'ardore di un tempo, lottando su ogni pallone in tutte le zone del campo. Prima dell'intervallo Capuano ha festeggiato il gol di Bentancur e poi al rientro negli spogliatoi è volata qualche parola di troppo. L'arbitro Massimi di Termoli ha sentito e l'allenatore Amaranto il secondo tempo se l'è dovuto vedere dalla tribuna, in maniche di camicia nonostante il freddo, in mezzo ai tifosi nonostante l'adrenalina. Ed è stato uno show nello show: il raddoppio della SPAL, lo scoramento, il rigore del 2-2, la speranza, il gol fantastico di Tremolada, l'eccitazione, fino al 3-3 di Cellini al minuto 95 con un'altra delusione e un'infornata di veleno che Capuano ha vissuto lì in mezzo al popolo, come lo chiama lui, attonito e amareggiato per l'ennesimo gol subito in zona Cesarini. Stavolta niente ambulanza per Eziolino, come invece accadde a maggio, ma tanta inquietudine e per una volta a quel paese anche le interviste.